Il Museo Egizio di Torino è una delle più grandi attrazioni della nostra città e della nostra regione, di Torino e del Piemonte. È il più importante museo egizio dopo quello del Cairo. Quello del Cairo, al Cairo c'è una situazione un pochino difficile, per cui la maggior parte delle persone che vogliono vedere qualcosa di importante dell'antico Egitto viene a Torino. È giusto promuoverlo. Ecco cosa ha fatto l'attuale direzione del Museo Egizio di Torino con il plauso della sindaca Chiara, come vuole farsi chiamare, Chiara Appendino. Capite qualcosa? La maggior parte di voi non capirà. C'è scritto: è una fortuna saper parlare arabo, e illustra uno sconto che c'è solo, c'è scritto, per le persone arabe di lingua araba che possono avere uno sconto, entrano due adulti col prezzo di uno solo. Bellissima cosa, ma perché solo per gli arabi? E perché la pubblicità è scritta solo in arabo? Beh, la pubblicità scritta solo in arabo ha senso perché, visto che è riservata alle persone di lingua araba, ma perché di lingua araba e non di altre lingue? Non è un tantino razzista? Cosa avremmo detto di una pubblicità che faceva lo sconto solo ai piemontesi che parlano il piemontese? Credo che ci sarebbe stato qualche problema. Sono gli italiani che parlano italiani, per cui non so, gli italiani dell'Alto Adige, quelli no. Gli italiani che parlano francese di altre cose, no. Una cosa francamente riprovevole, benissimo di avvicinare la cultura a tutti quanti, per cui chi parla arabo, chi parla qualunque lingua, ma per l'appunto non si capisce perché questa iniziativa, che non vede paralleli con persone di altre lingue o etnie, sia stata portata avanti dal sindaco, dal Museo Egizio e lodata dal sindaco Appendino. Se no, la spiegazione è una sola, la solita accondiscendenza, complesso di inferiorità a favore di chiunque non sia italiano. Diciamo la verità, alla sinistra chic che domina Torino prima della giunta Appendino e ora anche con la giunta Appendino, gli italiani danno fastidio, i piemontesi danno fastidio, i torinesi sono un po' imbarazzanti. Meglio gli stranieri, molto più chic fare gli sconti per loro, fare una serie di attività per loro. E poi soprattutto, chi stabilisce all'ingresso del Museo Egizio di Torino chi è arabo e che parla lingua araba? Ci sono arabi in tanti paesi del mondo, non soltanto in paesi a grandissima maggioranza araba, ma per esempio in Israele ci sono tanti cittadini arabi che parlano araba come prima lingua, probabilmente parlano anche altre lingue, e chi stabilisce all'ingresso? Perché c'è scritto basta presentare il documento d'identità, ma sul documento d'identità non c'è scritta l'etnia, c'è scritta la nazionalità. Gli arabi che sono diventati cittadini italiani, quelli possono entrare o non possono entrare. Insomma, è una cosa pasticciata, discriminatoria e che indica però che la giunta 5 Stelle, così come la sinistra chic che governa il Museo Egizio di Torino, sono da scartare. Perché noi, se vogliamo fare lo sconto a qualcuno, facciamo alla nostra gente, facciamo in modo di promuovere questa straordinaria istituzione che con iniziative di questo genere si scredita, e screditando se stessa, scredita la città, scredita la regione e scredita l'intero paese, perché il Museo Egizio di Torino è un orgoglio per tutta l'Italia.